Allora, volete ascoltare una storia? Prima ne conoscevo molte davvero interessanti. Alcune erano così divertenti che potevi ridere fino a svenire. Altre così terribili che non avresti mai voluto ripeterle. Ma non ne ricordo nemmeno una. Così vi racconterò di quella volta in cui trovai la cosa smarrita. Tutto questo accadde alcune estati fa, in uno dei tanti giorni che trascorrevo in spiaggia. Non succedeva niente di speciale. Come al solito stavo lavorando senza sosta la mia collezione di tappi di bottiglia, quando alzai lo sguardo, così senza motivo. Fu allora che vidi quella cosa per la prima volta. Rimasi a fissarla per un po'. Ragazzi, aveva proprio un'aria strana. Strana e triste. Nessuno sembrava notarla. Forse erano tutti troppo presi dalla vita da spiaggia. Ero curioso. Decisi di indagare. Buongiorno! Quando iniziai a parlarci, però, fu molto socievole. Giocammo insieme per tutto il pomeriggio. Era molto divertente. Eppure, non potevo non pensare che ci fosse qualcosa di strano. Col passare delle ore sembrava sempre più improbabile che venissero a riprenderla per portarla a casa. Era inutile negare ciò che era tristemente ovvio. Si era smarrita. Chiesi in giro senza successo se qualcuno la conoscesse. Portai la cosa a casa di Pete. Lui aveva sempre un'opinione su tutto. Fico, disse. Entra. Mi disse che tutti i fenomeni fisici possono essere studiati soltanto osservandoli. Non so, amico, è parecchio strana. Forse non è di nessuno. Forse non viene da nessuna parte. Alcune cose sono così. Semplicemente smarrite. Non restava che portare la cosa a casa mia. Figuriamoci, non potevo certo lasciarla vagabondare in giro. All'inizio i miei genitori non ci fecero caso. Credo fossero troppo occupati a commentare le notizie del giorno. Piedi sporchi. Potrebbe avere le malattie più assurde. Riportala dove l'hai trovata. Ma si è smarrita, dissi. Però stavano già parlando d'altro.
Nascosi la cosa nel nostro capanno e le diedi da mangiare, una volta scoperto cosa le piacesse. Pete aveva ragione. È che alcune cose sono semplicemente smarrite. In ogni caso. Sembrava un pochino più felice, anche se sempre smarrita. Era un vero dilemma. L'ordine delle vostre cose è spesso messo a repentaglio da proprietà non reclamate? Oggetti senza nome? Aggeggi complicati di natura sconosciuta? Avanzi di ripostiglio? Cose che semplicemente non ci azzeccano? Niente panico! Abbiamo un posticino per loro. Dipartimento federale della paccottiglia. La mattina seguente prendemmo il tram per il centro. Arrivammo in un palazzo alto e grigio, senza finestre. Era molto buio lì dentro e c'era odore di disinfettante. Ho una cosa smarrita, dissi alla segretaria. Compili il modulo, mi rispose. Stavo cercando una penna quando qualcosa dietro di me mi tirò per la maglietta. E se davvero tiene quella cosa, non dovresti lasciarla qui. Questo è un luogo dove si dimentica. Ecco, prendi. Grazie, dissi. Non lasciarla qui. Era un biglietto da visita con una specie di simbolo. Non aveva un'aria importante, ma sembrava indicare una direzione. Così lasciammo quel palazzo grigio e cercammo quel simbolo ovunque. Non era un compito facile.
finalmente trovammo quello che sembrava essere il posto giusto, in un angolino di una via anonima. Il posto di cui ignori l'esistenza fino a quando non lo cerchi. Una grande porta si aprì. Non sapevo che pensare, ma la cosa smarrita fece un verso di approvazione. Sembrava il momento giusto per dirci addio. Così ci salutammo. Tornai a casa a classificare i miei tappi di bottiglia. Non so se la cosa smarrita appartenesse davvero a quel luogo dove l'avevo accompagnata. A dirla tutta, lo stesso valeva per tutti gli altri oggetti. Ma sembravano tutti felici di trovarsi lì, quindi forse non era importante. Non so. Ogni tanto penso ancora a lei, specialmente quando con la coda dell'occhio vedo qualcosa di bizzarro. Beh, tutto qui. Questa è la storia. Non così profonda, lo so, ma non ho mai detto che lo fosse. E non chiedetemi quale sia la morale. Voglio dire...